soprattutto chi non la pensa come te. E la cosa bella del racconto era proprio questa, e anche dell'elenco. Tu puoi benissimo non puoi dividere l'elenco di una persona, e devi fare il tuo elenco. Quindi entra una dinamica in cui non si lavora per sottrazione, come nei talk, ci si dicono, no, tu falso, hai pagato, ma si lavora sommando. Non si ha paura della molteplicità delle posizioni. È falsa la polemica del dire se tu fai un monologo, devi avere lì presente tutte le persone che ti devono contestare, che hanno posizione contro la tua. Ma è assurdo. Per questo ci esistono molti programmi, molti giornali, eccetera. Avere un punto di vista mica significa essere faziosi. Avere un punto di vista è un punto di vista. E infatti la meraviglia del racconto era proprio questa, cioè potersi confrontare con qualcosa, il racconto, che anche se la persona che sta ascoltando non condivide da dove è partito, dove va a finire il racconto, però gli piace il racconto. Capisce che in quel momento quella storia andrà anche da Milano, piuttosto che Mina e Piero, che quel racconto ti può appartenere, ti identifichi, ti interessa, vuoi approfondire. Io questo l'ho testato col racconto su Mina e Piero. Mi ha fatto molto male sentire poi dopo le accuse di aver fatto un racconto pro morte, ma sfido chiunque a leggere nel mio libro una pagina pro morte, un'espressione orrenda, del rapporto d'amore che ho descritto da Mina e Piero. Non si può essere legittimamente d'accordo con la scelta di Piero, assolutamente, ma questo non inficia quel racconto di dolore e soprattutto di gioia, perché quando decido di raccontare ai Piero Verdi, ne parliamo in redazione, ne parlo con Francesco, con Fabio, lo sguardo è molto, come dire, dura. Prima serata stiamo parlando di una persona che poi progressivamente si mobilizza a letto, non riesce più a parlare, ha attaccato il respiratore, è dura. Le uscite degli ultimi anni, che appunto evidenzia come l'immagine, la politica dell'immagine, verrebbe da dire, di Pasolini, passasse molto appunto per questo raddoppiamento continuo, no? Del corpo, del suo involucro, del corpo e dei suoi attributi terreni, poi appunto le figure di duplicità, di doppiezza che ossessionano la letteratura, l'immaginario di Pasolini, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, in tutta questa storia, in queste tre fasi, no? Quella del rifiuto, quella della santificazione o santinizzazione, quella poi della giallizzazione di Pasolini, sostiene Beccolitti una tesi anche provocatoria, che qualcuno ha trovato discutibile perché è troppo ovvia, che invece appunto spesso sono le cose più in luce quelle che poi vanno illuminate di nuovo, perché poi quelle in luce si dice per trascurarle, come insegnava Poe, no? E che è l'omosessualità, il tema dell'omosessualità, ma più che il tema è proprio il punto di vista dell'omosessualità, la specola particolare, il modo particolare di guardare il mondo, e dico guardare Purcose, che l'omosessualità in qualche misura porta con sé. In tutti e tre questi periodi, secondo Beccolitti, col mutare, forse apparente, date le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, della sensibilità italiana riguardo all'omosessualità,